Super bonus 110, chi ha diritto? Ciao, io sono Fabio Vidotto, ingegnere termotecnico e fondatore della rete detrazionifacili.it e oggi ti darò questa risposta. Il super bonus 110, questa enorme manovra che è stata portata avanti dal governo, ci aiuta sicuramente a fare interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico dei fabbricati. Ma chi ha effettivamente diritto ad accedere al super bonus? La risposta non è proprio così semplice e veloce, ma cercherò di condensarla in meno di 3 minuti. Innanzitutto, per avere diritto al super bonus 110, una persona fisica deve essere o proprietaria o avere un diritto sull'immobile, quindi proprietario con proprietario, avere un usufrutto o un comodato d'uso, oppure essere anche in affitto. Bisogna poi andare a valutare quelle che sono le caratteristiche del fabbricato, c'è tutto un discorso legato alla indipendenza funzionale, piuttosto che se sono all'interno di un condominio, devo andare a verificare se il numero di proprietari che ci sono e in che modo loro possono intervenire sia sulle parti comuni che sulle parti private. Innanzitutto, il secondo aspetto che bisogna guardare è se il fabbricato è riscaldato. Questo perché per fare degli interventi di super eco bonus, quindi di riqualificazione energetica del fabbricato, il fabbricato di partenza deve essere dotato di impianto di riscaldamento ed è stato anche chiarito che può non essere anche funzionante, quindi un vecchio impianto di riscaldamento non funzionante. Se invece si vuole fare un intervento di super sisma bonus, quindi adeguamento, miglioramento sismico o intervento puntuale, il fabbricato si deve trovare in una zona sismica, in un comune di una zona sismica 1, 2 o 3. Tutti invece gli interventi su zone sismiche 4 non rientrano nel sisma bonus e nemmeno nel super sisma bonus. Altro aspetto molto molto importante è che devono essere fatti i lavori cosiddetti trainanti e trainati e accoppiati fra di loro dobbiamo superare, migliorare di 2 classi energetiche la classe di partenza del fabbricato. Per fare queste verifiche è necessario ovviamente affidarsi a dei tecnici, a dei professionisti per capire esattamente che cosa si può fare prima di iniziare i lavori e soprattutto se si ha diritto o meno ad accedere al super bonus 110. Mi raccomando, fate molta attenzione perché i controlli ci saranno e saranno anche molti. Sono previste sanzioni che superano anche il 200% rispetto alla detrazione fiscale che è stata richiesta. Ti saluto e ti invito anche a visitare il sito detrazionifacili.it per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità delle detrazioni fiscali. Ciao e buona detrazione facile!